Ragazzi, qui effettivamente state guardando a schermo il glitch che sta effettivamente funzionando. Ciao a tutti ragazzi, qui è Porto2Gamer che parla e benvenuti in un nuovo video. L'avete letto dal titolo ragazzi? Sì, oggi abbiamo trovato un glitch per XP infiniti su Fortnite capitolo 3. Diciamo che ci abbiamo messo piuttosto poco. Vi ricordo però solo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Ragazzi, qui effettivamente state guardando a schermo il glitch che sta effettivamente funzionando. Infatti, come potete vedere, i miei XP stanno salendo e io non sto toccando il controller e qui non sto facendo letteralmente nulla, sta solo la corsa automatica attiva. Ma scopriamo assieme come si fa. Come prima cosa, andate nella lobby di Fortnite, andate su cerca modalità e inserite l'isola con questo codice 00887954236 3. Confermate e andate a giocare la mappa. Avviate il game, ovviamente. Allora ragazzi, una volta entrati nella mappa, quello che dovrete fare è dirigervi verso la sezione 6 di questo che a tutti gli effetti un edit course. Sulla destra, una cosa molto importante ragazzi che dovete fare è mettere una piramide e un pavimento. Ci serviranno per dopo. Ora quello che vi tocca fare ragazzi è arrivare nella sezione finale dell'edit course, ma non finirlo, vi faccio vedere. Arrivati in questo lunghissimo corridoio ragazzi, ci sarà la parte finale del nostro edit course, in cui si dovrà scendere. Però voi qui dovrete stare molto attenti, andare molto lentamente, perché proprio qui ragazzi ci sarà l'inizio insomma del nostro glitch. Noterete che scendendo, io lo sto facendo velocemente, ma io vi consiglio di farlo piano, arriverete alla piramide, al pavimento dove noi ci eravamo fermati. A questo punto, editate la piramide in questo modo, editate il pavimento in quest'altro modo, ragazzi. Mettete la corsa automatica, come potete vedere in basso a sinistra, e così guadagnerete i nostri carissimi XP infiniti. Un piccolo consiglio, ragazzi, state attenti a dove fate andare il vostro personaggio, perché nel caso andasse negli angoli, il glitch smetterà di andare avanti. Dovete sempre assicurarvi che il personaggio non sia negli angoli. Quindi mi raccomando, ragazzi, mettete il vostro personaggio in modo che non si muova né a destra né a sinistra, ma che stia fermo. Come potete vedere, ragazzi, il glitch è veramente molto semplice. Ora non sto neanche più toccando il controller. Ragazzi, si farmano circa 1000 XP ogni 12 secondi, che sono circa 300.000 XP all'ora, che non sono per nulla pochi. D'altra parte, ragazzi, mi pare però che ad un certo punto gli XP non ti vengono più dati e quindi bisogna rifare tutto l'edit course da capo. Mi raccomando, ragazzi, per questo video lasciate un like, iscrivetevi, ma soprattutto attivate la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i miei prossimi video che arriveranno. E noi, boys, ci becchiamo alla prossima.